Ragazzi, benvenuti in Drive in the 90s. Oggi ci troviamo in un posto veramente eccezionale. Siamo negli Emirati Arabi Uniti e ci troviamo nell'Emirato di Ras Al Khaimah, nella montagna di Jebel Jais, con questa fantastica GT86. Seppur questa non sia una macchina degli anni 90, la costruzione di questa macchina da parte degli ingegneri Toyota è stata effettuata pensando veramente al passato. Partendo dal nome in particolare, prende spunto da due macchine della Toyota che sono state leggendarie. La prima è la fantastica AE86, che era il codice del telaio che corrispondeva alla Corolla progettata negli anni 80 e diventata famosa degli anni 90, con layout FR, quindi motore frontale, trazione posteriore. Ricordate Keiichi Tsuchiya, che con la sua fantastica tuta verde all'epoca faceva i drift ed è stato nominato King Drift all'epoca, la macchina di culto che utilizzava lui e che è stata usata anche in Initial D da Takumi era proprio la Toyota Sprinter Trueno AE86. Il nome GT invece vuole essere ispirato alla 2000 GT del 67, che è una grande macchina fatta dalla Toyota per spiazzare la critica. Era quasi inaspettato il successo che ha avuto, infatti è stata una halo car, ovvero una macchina capace di portare attenzione al marchio Toyota, che allora non aveva, perché non aveva auto di punta che potessero competere con le altre auto del mercato. Il 67 è stato tanto tempo fa. E la filosofia di Toyota non si è limitata solamente al rievocare tramite il nome alcune leggende fatte in casa, ma in realtà è stata applicata a tutto quello che vedete della macchina, sia dentro che fuori. Per esempio la grandezza: non è una macchina enorme, è una macchina dalle dimensioni contenute. Il bilanciamento dei pesi, ad esempio, è stato scelto uguale, identico alla vecchia AE86, la Trueno, quindi 53-47, come ad esempio il layout FR, trazione posteriore, motore anteriore. Monta un fantastico boxer in collaborazione con Subaru per ricordare forse anche questo ed essere un cenno al passato della Toyota Sports 800, che è la prima vera e propria sportiva Toyota con motore anch'essa boxer. La GT86 nasce come una macchina con motore aspirato con i cavalli molto contenuti, diciamo che di serie ha 200 cavalli, e questo perché vuole ricordare sempre la filosofia del passato, come la Toyota Sprinter Trueno GT Apex aveva 130 cavalli spinti dal 4AGE 1600 cilindrata, e all'epoca quel motore veniva montato su una scocca avente peso a vuoto di 950 kg, quindi diciamo che in curva e montagna, in una strada del genere che è veramente tortuosa in alcuni punti, quella macchina con le gomme giuste era davvero una fabbrica di dopamina incredibile alla guida, ti faceva veramente emozionare. Parlando di gomme, questa macchina di serie nasce con gomme volontariamente molto ballerine sul posteriore, monta quattro gomme abbastanza semplici. Ho letto in alcuni casi che monta le stesse gomme della Prius proprio per facilitare il divertimento. Il peso a vuoto di questa è un po' di più della vecchia Trueno, è 1250 kg circa, dai 1250 ai 1300, con 200 cavalli, quindi magari è molto più rapportato con l'aumento di potenza rispetto al vecchio 4AGE Toyota. Una particolarità: gli ingegneri hanno voluto fare le cose veramente in maniera nerd, e lo scarico originale sotto aveva un diametro di 86 mm, quindi l'86 diciamo che è un riferimento che è stato posto ovunque, adesso non lo è più, dopo lo misuriamo, però se corrisponde a, diciamo, il diametro di quello originale vecchio, dovrebbero essere circa 86 mm, ma penso di no. Sono 10 cm, quindi è un po' più grosso. E in ogni caso, però, l'86 non è solo espresso tramite il diametro dello scarico, ma è riportato anche nel motore. Per esempio la corsa e l'alesaggio è 86x86 mm di questa macchina. Diciamo che queste sono peculiarità che non danno a vedersi se uno compra l'auto, ma loro hanno voluto inserire in questa macchina tutto un pacchetto di heritage e di retaggio delle altre macchine che hanno segnato la storia nel marchio Toyota. Un altro riferimento al 86 è posizionato qui su questo badge laterale. Come vedete c'è il simbolo 86 con i pistoli contrapposti per far vedere che monta il motore boxer. Dentro l'86, se vedete, ci sono quattro spazi. Questo vuole ricordare quasi una macchina che drifta. Se vedete, questi quattro spazi sembrano quattro ruote di una macchina che sta per traverso. E questo fa capire che la macchina è stata progettata, ti vuole far capire che la macchina è stata progettata per essere una macchina da divertimento. Il motore che monta la GT86 è stato progettato insieme a Subaru ed è un boxer da 4 cilindri che sviluppa 200 cavalli. La caratteristica principale del motore boxer è mantenere
mantenere il baricentro basso della macchina proprio per la sua natura, e quindi questo aiuta molto di più ad aumentare la maneggevolezza complessiva della macchina. E ora a bordo, ci facciamo una chiacchierata insieme a Luca mentre la guido per la prima volta. Vediamo che sensazioni riesco a coglierne. Nella GT86 di Luca potete sentire il classico cicalino che ti avverte che stai superando i 120 km orari. Per i più appassionati o per quelli che hanno visto Initial D, non vi ricorda qualcosa? Onestamente non so se è una coincidenza o se è stato posto per qualche normativa locale, ma da appassionato voglio credere che sia uno stretto riferimento al vecchio segnalatore che era montato sulla Trueno, che potevate sentire benissimo mentre Takumi sfrecciava sul monte Akina nelle puntate di Initial D. Ora in post-produzione ve lo metto sulla 86, vediamo se lo riconoscete. Ci troviamo a bordo della GT86, la sento abbastanza acquattata. È vero che il baricentro basso aiuta una grande manovrabilità, e è quello che sento, la sento molto acquattata. Forse diciamo che in curva, adesso proviamo scalando. Cioè la sento il posteriore bello ballerino, però non è quel posteriore che ti dice guarda non c'è nessun controllo adesso me ne vado, no, la tieni, la senti, è quasi controllato, ecco. Mi piace lo sterzo che è molto piccolo, cioè senti veramente la macchina sotto il tuo totale controllo senza nessun problema, e questo mi piace avere una macchina con uno sterzo così sportivo e maneggevole. Poi i sedili sono ergonomici e hanno le alette per contenerti durante le curve già di serie, quindi monta già dei sedili abbastanza sportivi. Poi lo sterzo è pesante abbastanza, non è né troppo leggero né troppo pesante. Rollio ce n'è veramente poco, no, nonostante hanno tenuto le sospensioni più morbide per via del motore boxer che è molto basso. E infatti la sospensione più morbida dà anche più trazione, c'ha più contatto con la strada, non serve che fai le sospensioni durissime. La gomma è giusta, come dicevamo è tutto proporzionato, e non è la gomma troppo larga che ti tiene troppo sul posteriore. T'avverte prima che scivola, non scivola così senza preavviso, e anche se scivola te perdona tutto. Lo sterzo è preciso, è sensibilissimo, è molto demultiplicato. No, è veramente bella da guidare in curve del genere in montagna. Poi lo scarico fa il suo tocco di piacere in più. No, ciò che mi piace pure, per esempio io su un'altra macchina che ho guidato, il cambio sembra un giocattolo, invece su questa macchina lo senti che crea resistenza in qualche modo, si sente che c'ha gli innesti abbastanza concreti, ecco. Ma perché questa qui, sta leva qui, non è una leva che muove qualcosa, che muove un'altra cosa, che poi ti muove il selettore. Questa muove direttamente il selettore, la trasmissione sta qui sotto, sta qui dentro. Come dicevo, è tutta diretta, senti proprio quello che fai, senti l'ingranaggio sotto le mani. Due strette e poi c'è un tornato a sinistra. Mi piace come frena sta macchina. Poi io ho abbastanza inchiodato mo per sentire se il peso fosse poteva essere trasferito in avanti. Io ho guidato l'MR2 a Vallelunga e inchiodando con quella mi sento tutto il peso in avanti, il posteriore scuota e fa questa coda da paura. Rimane abbastanza bilanciata. Non mi ricordo l'MR2 che distribuzione dei pesi c'ha, ma sicuramente questa è veramente molto più equilibrata. Arriva a 7000 giri che è niente, salita veramente in fretta i giri. In salita fatica perché è normale, perché è una salita molto ripida, ma in discesa è un missile. Mi piace essere passeggero sulla mia macchina perché da pilota, da guidatore non la senti, ma no. Da passeggero poi riscopri la sensazione che la macchina ti dà come passeggero.
Ti devo dire la verità, ogni curva è un brivido. Mi sto un pochino cagando addosso, se vogliamo dirla in modo più colloquiale. No, ma comunque la senti veramente sotto al sedere. In tutte le cose che fai mi sta battendo il cuore forte. Cioè, ma è una cosa assurda, mi piace da morire. E lo diceva Jeremy Clarkson, l'86 Smile. Sta macchina ti mette l'86 Smile, ce l'ha solo lei. Comunque è su questo tipo di strade che senti che veramente il bilanciamento di questa macchina sarebbe alterato da una maggiore potenza. Con, io penso, 50 cavalli in più sarebbe quasi incontrollabile. È da provare. Molte persone, parlando di questa macchina, vorrebbero che avesse più cavalli di fabbrica. Ho visto molte persone che su internet cercano di esasperarla con dei turbo kit o della roba esagerata. Secondo me rovini la filosofia per cui è stata costruita e progettata l'86 rispetto al discorso che facevo prima con la vecchia Trueno, no? Quella era una macchina bilanciata con relativamente poca potenza. Con troppa potenza forse ci vuole più manico, bisognerebbe essere più bravi a portarla. Però io la lascerei così, giusto scarico, aspirazione, una EQ remap, proprio rimappatura centralina, ma niente di più, capito? Ma giusto per avere qualche coppia in più o per avere il sound che può coinvolgerti di più alla guida, ma io la lascerei così com'è. È perfetta così, io penso che gli ingegneri Toyota hanno fatto un ottimo lavoro. Un ottimo lavoro, mi piace tutto quello che ho sperimentato finora di sta macchina, mi piace. Molto spesso sono scettico sui nuovi modelli di auto che escono, ma questa è selvaggia, è veramente analogica, c'è poco di digitale o la contaminazione del digitale moderno, insomma. E questo a me piace veramente, veramente tanto. No, comunque, grazie perché mi sono veramente emozionato, grazie, grazie a Luca. È tempo di tornare a casa ora. Quasi dimenticavo. Dentro la macchina custodivamo per tutto il tempo un oggetto veramente speciale. Curiosi? Ora vi facciamo vedere. Ed eccola qui. Speriamo di non averla scombussolata troppo. Ora Luca ci farà da colonna sonora per il finale del video. Vai Luca! Dopo averla guidata, ho avuto il tempo di condensare i miei pensieri sulla GT86. L'auto si comporta bene e reattivamente nella guida tortuosa in montagna, come piace a me del resto. Sente la mancanza di più potenza nell'uphill, come già affermato a bordo, ma è la natura della macchina che lo vuole. Bilanciamento dei pesi eccezionale e molto avvezza alla guida per traverso. La tenuta di strada è buona, giustificata dal baricentro basso anche in curve in velocità sostenuta. Il motore ha la voce simile al vecchio 4AGE e infatti lo adoro. Sarà che in generale amo i motori aspirati quando l'ago della lancetta tocca il rosso e mi emoziono sempre. L'estetica in generale non mi fa impazzire. Sono un grande fan delle linee boxy fine anni 80 e inizio anni 90, ma non si può definire di certo una brutta macchina. Interni semplici e spartani, ma è giusto così. Di moderno c'è solo il multimedia screen. La cosa che mi ha colpito di più è sicuramente il cambio. Un vero godimento al tatto. Sembra di sentire gli ingranaggi direttamente con il palmo della mano. Io mi sono innamorato subito. Le sue caratteristiche e il suo spirito portano davvero rispetto a tutte le icone del passato Toyota. Ringrazio davvero Luca per la disponibilità e il tempo passato insieme in questo viaggio negli Emirati. Grazie per essere stati con noi e a presto su Drive in the 90s.